Coach Richini, allora ci siamo pronti via praticamente perché il campionato, la nuova stagione agonistica di fatto è alle porte. Abbiamo seguito la presentazione della squadra in grande stile, così come mi pare che siano in grande stile le ambizioni per questa nuova annata. Ma tu freni? No, freno, cioè sono realista, per cui il nostro obiettivo è quello di cercare di confermare la stagione scorsa. Tante squadre si sono rinforzate, si è allargato le pretendenti alle prime posizioni, per cui il primo obiettivo è arrivare a cercare di confermare il campionato dell'anno scorso, che non è assolutamente facile. Poi vediamo, non abbiamo ancora la squadra completa, quindi non sappiamo ancora fino a che punto possiamo essere e quanto possiamo essere competitivi. Le sensazioni per il campionato sono state buone, quindi ben augurante per il futuro. Ecco, quali sono le principali difficoltà per un allenatore, per un coach che si trova anche volti nuovi, che deve probabilmente mettere mano alla famosa amalgama, no? Provare a ricominciare, sebbene poi guardando il passato si vede che si riparte da una semifinale playoff. Certo, ma la cosa importante è nella costruzione della squadra. Abbiamo cercato di mettere insieme giocatrici vecchie che c'erano e nuove, soprattutto le straniere, che abbiano predisposizione a giocare insieme alle altre e abbiano dei valori morali sicuramente alti. Speriamo di aver fatto le scelte giuste, le indicazioni sono queste. Martina Fassina, coach Richini dice Napoli è pronta, confermi? Abbiamo lavorato tanto, quindi penso che possiamo dire di essere pronti, anzi abbiamo una voglia di iniziare che stiamo soltanto aspettando. E poi si parte da qui perché tutto il basket femminile italiano sarà protagonista nei prossimi giorni, al prossimo fine settimana dal Palargi. Sì, la prima giornata di campionato si svolgerà qui e penso che sia una bellissima vetrina per questa città e per questa squadra che sta cercando di organizzare e creare un futuro per questa società. Senti, ma tu sei tra quelli che frenano quando sentono parlare di scudetto oppure alimenti? No, io sono una persona che vive la giornata, quindi partita dopo partita, quindi non penso a 3 mesi, 10 mesi, penso adesso e cerchiamo di fare il meglio possibile ora.